Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. In tantissimi mi chiedete, spesso nei commenti dei video YouTube, ma anche via mail e anche nell'Academy, mi chiedete spesso una domanda. Una domanda che poi è basilare, però è anche una delle domande più importanti di tutti. Quali exchange dobbiamo utilizzare per fare operazioni di criptovalute sulle criptovalute, ma anche ultimamente quali broker utilizzare per fare anche trading sui mercati hold. Diamo il via quindi ad una nuova serie, l'analisi di quelli che sono gli exchange più importanti nel mercato delle criptovalute, quale exchange è più adatto a chi. E sì, perché c'è una bella differenza se siete dei trader neofiti e c'è una bella differenza se siete invece dei trader esperti sul mercato. Ci sono tantissime sfaccettature da analizzare, ma quello che farò in questa serie di video è tenderò ad analizzare i punti focali, i punti più semplici, quelli su cui indirizzarci, ma da quale punto di vista, ragazzi? Dal punto di vista dei trader. Quindi quali sono gli exchange più importanti che potete utilizzare, quali sono le peculiarità, perché poi alla fine molti si assomigliano, dei vari exchange nel mercato delle criptovalute e come potete indirizzarvi nella scelta dell'exchange più adatto alle vostre esigenze. Iniziamo quindi questa serie di video nuova e ovviamente, ragazzi, mettetemi su un like perché sto macinando una serie di contenuti abbastanza importanti, e iscrivetevi al canale se volete seguire questa serie e volete supportare me, Mauro Caimi, e Tradico. Partiamo subito con l'analisi di uno degli exchange che posso ritenere come un exchange lato B, quindi un B-side degli exchange, quindi non super quelli super famosi, classici, eccetera, ma partiamo da questo exchange che non ho mai portato qui sul canale, ma che ha delle peculiarità estremamente interessanti per quello che è l'obiettivo di questa serie di video, cioè la semplicità dell'utilizzo della piattaforma e il fatto che sia estremamente sicuro, adatto per lo più a neofiti, quindi a quelli che magari iniziano e si affacciano per la prima volta sul trading del mercato delle criptovalute. E poi soprattutto un exchange che ha una variabile che è fondamentale, ragazzi: l'app mobile migliore fra tutte. Bene, sto parlando dell'exchange KuCoin, ragazzi, un exchange che ha avuto il boom un annetto fa circa ed è uno degli exchange più interessanti, soprattutto da un punto di vista di sviluppo tecnologico, per quella che è la parte mobile. Quindi spostiamoci intanto sul desk perché analizziamo la parte web. Ed eccoci, ragazzi, davanti al sito di KuCoin.com. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per chiunque di voi voglia registrarsi su questo nuovo exchange. Entriamo subito, insomma, ragazzi. Allora, vabbè, la schermata iniziale è molto semplice, un classico di tutti, però già qui ci sono delle peculiarità che a me interessa, mi è piaciuto tantissimo, cioè i top gainers e i top losers, ragazzi, cioè le coin che vanno peggio vanno meglio. Ok, ragazzi, siamo entrati, ho direttamente, diciamo, bypassato la prima parte, siamo nel user profile del mio conto personale e di KuCoin, ma volevo farvi capire una cosa semplice. Allora, la procedura di registrazione è molto semplice, inserite la password, chiaramente, e la vostra email, ma quella che è la cosa più interessante, mi ha bloccato anche per 10 minuti perché non riuscivo a capire come mai, non potete fare assolutamente niente su questo exchange se non avete impostato il 2FA di Google, quindi ho la verifica, la doppia verifica con l'SMS, e poi questa, ragazzi, questa è una cosa nuova perché non c'era negli altri exchange, la trading password. Non potete neanche in sostanza fare delle prove inserendo dei prezzi per finta, anche senza avere saldo, sull'exchange, quindi sulla piattaforma di trading, se non avete impostato la trading password. Che cos'è? È un numero semplicemente che vi permette di avere accesso alla piattaforma. Senza l'impostazione della trading password non potete fare alcun tipo di operazione, una cosa in più, quindi una procedura di sicurezza ulteriore che ha questo exchange. Andiamo alle caratteristiche dell'exchange. Vedete qui, ragazzi, vedete, mi fa fare assolutamente nulla se non c'è la trading password inserita. Allora, la prima cosa che dobbiamo guardare nella piattaforma di KuCoin, che è stata estremamente interessante per me, è questo menu, questo qui, ragazzi, guardatelo, questo qui, in questo lato, quindi il menu della barra. Perché, ragazzi? Intanto mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci fosse, ma molti non ce l'hanno questo menu. La prima cosa che abbiamo da vedere è questo bottone, per esempio il price alert, ragazzi, è un price alert
standard molto semplici, però sono degli strumenti che si utilizzano per i trader, perché sono immediati. Guardate come è immediato, è molto semplice, come vedete la schermata, quindi adatta solo a un tipo di alert che non sia eccessivamente complesso, perché qui possiamo semplicemente indicare un alert che quando un prezzo di una coin va sopra o sotto un livello che noi indichiamo, ma non sopra o sotto, ad esempio un indicatore, mettiamo BTC USDT e diciamo avvisami quando va sotto per esempio i 10.000 dollari, ok? Quindi save, tac, lui mi ha salvato questo tipo di alert, mi manderà la solita mail, eccetera. Qui abbiamo il bottone del full screen, non ve lo premo, se no diciamo perdo tutta, diciamo, la registrazione dello schermo. Qui abbiamo un supporto, quindi vi apre la pagina del supporto, e qui il setting con le lingue, insomma, e quant'altro. Quindi mi è piaciuto questo menu utilizzabile, insomma, molto velocemente per questi tipi di informazioni. Questa piattaforma è quella classica di TradingView, inutile che ve la analizzo, ragazzi, anche gli indicatori sono identici a TradingView, tutti gli strumenti sono uguali a TradingView, sono quelle che abbiamo più di tutti, diciamo, su tutte le piattaforme degli exchange per lo più. Allora, vedete, vi ho aperto una serie di tantissime, diciamo, coin che si possono mettere qui con i tab, il solito, insomma, ragazzi. Ma questo è un bottone interessante che vi fa mettere, per esempio, in evidenza una serie di titoli che voi potete poi, insomma, tradare, quindi vi fa tenere in vista. Addirittura ce ne sono anche 9, ma quando andiamo su 9 vi mostra solo le linee. Questa sembra anche una schermata, diciamo, di uno di quei desk delle banche, ragazzi, insomma, old style, ok? Però potete scegliere il time frame soltanto nella schermata iniziale, quindi solo nella prima tipologia di schermata. Ok, passiamo all'altra parte, ragazzi, vi faccio vedere una operazione che avevo fatto. Quindi ci sono, l'ho fatta l'altro giorno, insomma, siamo entrato acquistando, diciamo, degli LTC, semplicemente due, niente di che. Siamo in game perché c'era stato un segnale interessante, ragazzi, l'abbiamo presi a 0,0071, l'ho fatto proprio su KuCoin, quindi proprio per diciamo fare una qualche operatività. Ok, a questo punto, ragazzi, proviamo a mettere un ordine stop per questa operazione. Ne ho messo uno di acquisto, ne metto tantissimi. Allora vi faccio vedere anche come si mette un ordine stop. Semplicemente ho due Litecoin in portafoglio, li ho presi, vedete qui, ragazzi, a 0,0719. Siamo in forte gain, quindi diciamo che voglio mettere un ordine stop. Cosa faccio? Dovete cliccare qui, ragazzi, stop limit o stop market, se volete seguirlo al mercato. Io preferisco stop limit, metto un sell e come prezzo metto il mio prezzo di acquisto, diciamo, più qualcosina. Quindi ipotizziamo che in questo caso sia un ordine di break even, quindi stop se il mercato mi gira contro, non perdo niente, chiudo allo stesso prezzo di acquisto guadagnando le commissioni. Ok, metto così e boom, faccio questo ordine. A questo punto, ragazzi, abbiamo il nostro ordine stop. Quindi vi ho fatto vedere come si fa, vedete? Quindi se il prezzo raggiunge, scende e raggiunge lo 0,0072, mi entra questo ordine stop che chiuderà, diciamo, il mercato facendo un sell. Io già diciamo in portafoglio di Litecoin, quindi molto semplice. Qui avete il vostro livello delle fee, ma ritorneremo dopo a ragionare sulle fee. E qui abbiamo invece delle peculiarità che sono i postolli, gli ordini postolli o Aiden, non mi dilungo, ragazzi. I postolli serve per pagare la fee da maker e non da taker, e questo è fondamentale. E l'Aiden per fare degli ordini particolari. Qui avete i soliti livelli di book e poi il market drift e poi i trade recenti. L'altra peculiarità che vi avevo detto è l'analisi della piattaforma mobile di KuCoin, ragazzi. Ok, vi faccio immediatamente la registrazione dello schermo, quindi ci spostiamo sulla registrazione dell'iPhone. Vedete intanto come interessante in sostanza la piattaforma KuCoin. Intanto mi ha fatto inserire il Touch ID per l'iPhone o il Face ID, se avete, o quello che c'è sugli Android, e per accedere, quindi possiamo accedere tranquillamente, diciamo, in questo modo. Intanto è la migliore piattaforma, secondo me, mobile, interessantissima, veloce, è fatta benissimo anche per iPhone. Abbiamo subito il market a disposizione, possiamo aprire tranquillamente anche dei grafici. Prendiamo il nostro grafico di prima, ragazzi, vedete le 8 ore, insomma, come sta andando Litecoin contro Bitcoin, insomma, interessantissima. Qui possiamo anche inserire degli alert, cliccare su buy sell. La piattaforma mobile è interessante anche perché non ci sono limiti all'utilizzo, sono gli stessi, vedete, abbiamo anche il market, gli ordini stop, gli ordini market. Quindi, insomma, assolutamente una piattaforma ben fatta per il mobile, veloce, intuitiva, molto interessante. Ok, ragazzi, allora, terminata la fase della piattaforma, la piattaforma e tutto il resto, andiamo a guardare una cosa che invece è poi quella molto interessante, cioè le fee.
abbiamo come fee di maker e taker dello 0,1%. Conveniente, non conveniente? Ni, ragazzi, perché è in media, diciamo che non è cara come Bitfinex, per esempio, che è 0,2, però c'è una peculiarità da dire. Allora, quando utilizziamo il KCS, che per esempio è la coin di KuCoin, quindi la loro moneta, che ha come sempre una serie di vantaggi, in questo caso il vantaggio che possiamo utilizzare per la diminuzione delle fee, quindi con l'holding dei KCS, avviene se noi ne possediamo sopra 1000. 1000 non sono pochi, ragazzi, perché vale comunque $1,6, quindi siamo già a 1600 euro da tenere in holding di questa coin. E poi c'è un problema, secondo me è un problema da trader. Allora, la riduzione delle fee avviene solo sul lato maker e pochissimo, cioè niente, sul lato taker. Il problema qual è, ragazzi? Che se fate un'operazione a market, quindi andiamo a eseguire degli ordini stop market, per esempio, la riduzione delle fee pagate non c'è. Riduzione che invece, per esempio, in altri exchange, secondo me, è migliorativa, quindi è più importante. Ancora peggio se poi andiamo giù, perché nel profilo gold è più complesso ancora avere riduzioni di fee, perché per esempio qui abbiamo 0.065, sicuramente una riduzione rilevante, ma vedete bene che intanto bisogna muovere dai 300 ai 500 bitcoin, e poi per avere una riduzione anche del lato taker dobbiamo arrivare a detenere, guardate quante, tra 20 e 30 mila KCS. Quindi sono tantissime, diciamo che il lato fee, ragazzi, è questo, e per un neofita un lato fee di uno 0,10 assolutamente accettabile, assolutamente buono per quello che è la struttura degli exchange, ma sicuramente per un professionista del trading ci sono exchange che offrono dei profili commissionali secondo me più adatti. Bene, siamo arrivati alla fine quindi di questo video, e alla fine di questo video è importante fare le conclusioni. Intanto i vantaggi di KuCoin. Allora, KuCoin exchange abbastanza importante da un punto di vista di volumi, quindi intanto per chi per esempio di voi si affaccia per la prima volta al mercato delle criptovalute può essere interessante valutare KuCoin, in quanto è veloce, intanto semplice nella sua piattaforma, e poi ha un profilo commissionario già di per sé accettabile, quindi non molto alto, senza dover per esempio iniziare ad acquistare il Binance Coin come su Binance o altre coin, quindi dovete semplicemente accedere e basta. Una cosa che però non mi è piaciuta è l'acquisto delle coin direttamente con gli euro e dollari. Se fate questo tipo di operatività è estremamente costoso, quindi ve lo sconsiglio. Quello che vi consiglio è di avere delle coin su un altro exchange, per esempio, e magari spostare qui direttamente Bitcoin per operatività. Quindi KuCoin più adatto non per chi vuole proprio immettere degli euro e dei dollari per entrare, ma più adatto per chi vuole fare trading. E questo è il discorso generale. Quindi dovete utilizzare questo exchange se voi siete già dentro il mondo delle criptovalute e volete però iniziare ad esempio a fare trading, perché per il trading è molto utile, è molto adatto, anche perché ha delle coin, ha delle fee accettabili soprattutto per chi inizia e non fa grandissimi volumi, e poi ha l'app mobile, ragazzi, che è secondo me il vantaggio principale di KuCoin in questo caso, perché l'app mobile è una delle migliori e funziona benissimo su iPhone, è fatta anche estremamente bene. Altro vantaggio, ve l'ho fatto vedere la piattaforma Desk, è la funzionalità degli ordini con l'ordine stop market, è estremamente facile. Manca però la possibilità per esempio di utilizzare più ordini stop, quindi una volta che avete inserito un ordine stop sulla vostra coin che avete in portafoglio non potete inserire anche il take, perché semplicemente vi considera occupata la quantità di coin che avete, quindi potete utilizzarlo in maniera un po' semplificativa, quindi con un trailing stop per esempio come vi ho fatto vedere sulla mia posizione sulla coin, ma non potete mettere un take. Se mettete un take dovete farlo a mano, quando arriva dovete mettere l'alert. Poi manca ovviamente della parte margin, quindi manca lo short selling, quindi questo perché, ragazzi, KuCoin è più indirizzato a chi inizia a fare trading sul mondo cripto, è quello che vi sto dicendo, è una exchange di buona qualità, con un occhio e un'attenzione alla sicurezza, più adatto per chi inizia a fare trading e chi vuole per esempio abbracciare questo mondo, quindi vuole iniziare a fare le prime operazioni. Non vi spennano in termini di fee, a
avete l'app cellulare che funziona benissimo ed è tutto molto molto semplice. Volevo anche però mettervi anche in evidenza, ragazzi, che su KuCoin, per esempio, uno dei vantaggi che secondo me non è da poco è la presenza del canale Telegram della community italiana di KuCoin. Sono oltre 1400 gli iscritti del canale Telegram della community italiana e quindi possono aiutare diciamo tutti i trader che si avvicinano a questo tipo di exchange per la prima volta. La valutazione di KuCoin è assolutamente un 7 più secondo me, come stelle, ragazzi, ma poi soprattutto è un exchange tagliato, ragazzi, e quello mi è piaciuto tanto, tagliato per una categoria, per una nicchia precisa di investitori in cripto, i neo trader, i criptovalute, quelli che sono già dentro il mercato cripto ma vogliono iniziare a fare trading. Se volete iniziare a fare trading, KuCoin va benissimo, ragazzi. Bene, ci siamo detti tutti, io spero che apprezziate questi miei video, questa nuova serie che sta prendendo forma, sono più complicati ma anche molto utili. Io vi lascio il link in descrizione se qualcuno di voi vuole iscriversi e fare la registrazione a KuCoin. Vi lascio il link anche della community Telegram italiana su KuCoin, che mi hanno segnalato anche questo exchange interessantissimo. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, lasciatemi un mi piace, scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate e come sempre ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!